Talk Show. Amici Life, siamo sempre col talk show in tour, siamo a Villa Borromeo Milano, evento organizzato da Norberto Wittwer. Adesso in questa puntata qui vogliamo fare uno special su quello che accadrà a maggio, che a maggio c'era un grande evento del cinema appunto a Cannes, Festival del Cinema appunto di Cannes, e vogliamo far entrare in scena, beh, tra poco anche Norberto, però due modelline che saranno presenti, mi sembra. Allora, innanzitutto Gaia, vieni Gaia. Eccola qui, la famosa modellina, ormai la conosciamo, 12 anni, perché i grandi stilisti prediligono sempre di più, al di là dei teenager, generazione alfa che sei te, infatti, modelline giovani per la pelle, in modo che siano fotograficamente sempre bellissime davanti alle telecamere e anche ai flash. La siete pure Gaia. E poi abbiamo Alessia, che abbiamo vista nell'altra puntata, quella qui, detta anche la grande cantante lirica. Come va Alessia? Tutto bene, grazie. Ci ho svoltato i polmoni nell'altra puntata, poi c'era un altro esempio. Sedete pure. Ok, e poi ovviamente l'artefice, colui che ha organizzato questo grande evento. Vieni Norberto, ecco qui Norberto. Ciao Norberto, come va? Va sempre bene, come ti ho detto. È bello stare con amici e con belle persone, perché mi fanno anche sentire bene a me. È fantastico, allora, sedete anche te. Ok, ci stiamo qui, ci stiamo tutti, qui abbiamo... Okay. Tanto la modellina occupa poco spazio, perché a 12 anni, insomma, giusto, non è... Ok, allora, ho voluto che ci siano anche queste due bellissime ragazze, abbiamo conosciuto già da un'altra puntata Gaia, giovanissima, solo di 12 anni, è fantastica, e poi Alessia, che tra l'altro è un talento, perché studia lirica, ci ha dato una dimostrazione di lirica, un'altra puntata è stata bravissima. Ecco, parliamo però di Cannes, adesso nello specifico, ecco, lì... che modelle voi che ti seguono? Allora, sono, come vedi, la Gaia ha 12 anni, 12 anni e mezzo, c'è un'altra ragazza che hanno qualche annetto in più, la più, se si può dire, la più anziana, e ha 30 anni, però se la vedi in fotografia non gli dai 30 anni, no. E devono essere interessanti, devono essere appariscenti, devono essere fotogeniche. E questi stilisti ultimamente, perché sai, negli ultimi 10, anche 5 anni è cambiato tutto con la pandemia, con la guerra purtroppo, gli stilisti prediligono le ragazzine in erba quasi, all'età appunto 12-17 anni. Ecco, è vero questo quello che dicono? In parte sì. Diciamo, ci sono anche delle leggi che devi avere un minimo di età, per esempio in Francia non puoi sfilare se sei al di sotto di questa età, per la protezione del lavoro dei giovani. Il che, un senso che, dei genitori magari. No, è la legge che, non te lo permette. Se non hai quell'età non sfili, no. E ci sono altre leggi che ti dicono, in Italia per esempio, se tu hai una certa età, alle 10 devi lasciare il palco, perché dopo le 10 non puoi, ma è anche giusto. Io vedo qua un po' uno sfruttamento di queste ragazze giovanissime, inesperte, che gli si propone, si promette anche, per dire, Mari Monti, e poi in sostanza non ha niente, però tutti vogliono apparire con TikTok, con Instagram, insomma, se vedi anche le fotografie, sono fotografie che devono attirarti in un modo o nell'altro. E io per queste ragazze possono mettersi in scena a Cannes, perché è il festival del film, con un prodotto di profumo. Faremo delle riprese, tutte le ragazze sono poi protagoniste in quel momento, e poi c'è un sistema di votazione. Adesso non so se sarà poi Gaia, se sarà Alessia, se sarà un'altra ragazza. Parliamoci un po' di più su questo argomento, che è un po' sconosciuto. Quindi tramite questo marca di profumo c'è anche come una votazione per le ragazze? Una votazione per le ragazze, devono recitare un attimino, e il videoclip migliore sarà poi la ragazza con la quale faremo proprio questa promozione. Sarà testimonial di questo profumo. Ma è una cosa bellissima questa, fantastica. Tu saresti pronta per fare questo profumo? Sì. Anche perché ho visto che hai molta spigliatezza verbale. Beh, Alessia, non parliamo di te, che tu, oltre alla spigliatezza verbale, hai anche un grande bagaglio di lirica. Saresti pronta? Sì, sì. Sono pronta, sì. Sì, tutto qui, tu hai solo da scegliere. Adesso non lo sapevano. Non ho ancora detto. Mi sono sbilanciato, ho avuto a fare così, sbilanciato, poi non si sa, magari non vengono neanche. Tu non vuoi venire te a Cannes? No, mi piacerebbe venire. Mi piacerebbe a te? Sì, anche a me. Mi sono sbilanciato nel senso buono. Bravo, no, e benvenga. Benvenga. Bene, Gigi, quanto abbiamo venuto qui?
un minuto, beh, tanto vale per, diciamo, dare questo appuntamento importante. È tutto per te e anche dove possono contattarti eventuali sponsor che vogliono intervenire, affiancarti, chiaramente Can è un'icona, quindi sicuramente tutti vogliono partecipare. Sì. E come possono contattarti? Allora, sui social, io ho un account su Instagram, vitver.pro, possono trovarmi anche su Facebook, norberto.vitver, ho un sito mio ufficiale www.vitver.pro. Poi se adesso dico anche il numero di telefono nessuno se lo può ricordare, magari lo mettiamo in sovraimpressione. Ricordiamo che la tua sede è in Svizzera, quindi un bel posto, che comunque tu operi tutto il mondo. Gran parte del mondo, sono stato in America, sono stato in tutta l'Europa e ho visto tanta bella gente e il mio bagaglio di esperienza anche oggi si sta arricchendo di nuove situazioni, di nuove esperienze che, diciamo, anche alla mia età si impara ogni giorno. Siamo da imparare nella vita, eh? Questo è il bello, cioè, anche se fai un errore o se vedi gli errori di qualcun altro, se tu sei capace di trarre anche una cosa positiva, nel senso che così non si fa, bisogna fare in un altro modo, tu impari sempre positivo. Concordo anche su questo. Bene, a questo punto lanciamo un messaggio, un saluto agli amici di Life che vi seguiranno sempre di più. Sì, contento che sono stato invitato a questa intervista, grazie a tutto il team della televisione, grazie alle modelle, grazie alle mamme che sostengono queste ragazze. E voglio anche in questo contesto ringraziare il padrone di Villa Borromeo a Cassano d'Adda che ci hanno permesso di realizzare questo shooting e le riprese video. Un saluto anche a voi ragazze. Ciao a tutti. Semplice. Ciao a tutti, ho detto tutto, bene. Non cantare adesso perché sarai stanco. Ringrazio anch'io a tutti quanti e vi do un bellissimo abbraccio e un grandissimo saluto con affetto. Lo facessi in barese, provo bene così, che abbiamo. Ok, alla prossima. Grazie mille. Alla prossima.